Il commendatore viene da una famiglia povera, il commendatore è nato a Bertogliano. Io sono nato a Bertogliano. Bertogliano è un bello paese, però puzza. Puzza perché si viene di Montevirci. E ricordo quando giornando io, le mie prime volte che usavo in queste macchinette per fare fotografie in avanzo. A un certo punto arrivavo a Miri che dice vicino a mamma, dice: signora, secondo me vostra figlia tiene qualche problema, vedete, presenta una macchia scura sulla testa. Dice: ti dà avanzarevi per non stupire che questa è la coppa. Dice: per papà, il bambino parla. E ci vuole dire qualche altra cosa, facciti mettere acqua tinta che sono 9 mesi che non affondi. Io beh, è un lavoro contato, è tutto però funziona. Io vengo da una famiglia povera, i miei genitori facevano i contadini e spesso si venivano incazzati e si trasformavano nei famosi fattori nervosi. Io ero una famiglia povera, noi eravamo talmente poveri che se tu venivi a casa mia erano rivestiti la credenza, a rindo ci stavano i topi che agnevi della disperazione. E tanto si accorgiavo che andavo a casa e tornavo con la soppa della mamma. Io non ho mai saputo che cos'era il Natale. Tutti gli anni, il 24 dicembre, a mezzanotte in punto, papà ne si alzava la tavola, picchiavo le botte, scrivevo la roccia e pum! Così la rita diceva che Babbo Natale non può venire perché ma si è suicidato. E lui si pensava, a Befano, non può venire manca a Befano, e perché mi si incinta a Babbo Natale. E allora ho capito che se io volevo fare qualcosa di buono nella vita dovevo studiare. Io alla scuola andavo bene. Era un ritorno che mi perdevo sempre. Vedevo la maestra con una calzina esagerata, mi richiamava sempre. Un giorno disse: Antonio, sbagliò. Ha scritto la parola di errore dentro al tema con una R solamente. Dice: te lo so, signora maestra, ma se la scrivo con R, che cazzo errore è? Il giorno presto mi tornava di chiamare Antonio, è sbagliato, hai scritto la parola fiammifero nel dettato con una M soltanto, dice: non venga a casa che tanto mi sa piccio il fisso.